Questo era quello che avevo da dire su questa faccenda. Ci tengo anche a dire che tutti i testi concordati che sono stati inviati dall'avvocato di Luis, scritti credo da Luis, io non li ho mai accettati, proprio perché ci tenevo che ognuno potesse dire la sua. E soprattutto credo sia pacifico il fatto che nessuno abbia limitato la tua libertà di espressione, visto che il video è online, nessuno ti ha tolto le password, hai potuto dire quello che volevi. E così come tu rivendichi che il podcast sia ancora tuo, hai il diritto di usufruire di questo canale, ma avresti anche dei doveri che purtroppo non stai rispettando. Per quanto riguarda gli aspetti caratteriali di cui ha parlato Luis, è assolutamente vero. Credo sia davanti agli occhi di tutti e di non averne mai fatto un segreto di come sono e dei miei difetti, e di non averli mai nascosti e di non aver mai ammesso come sono fatto. E anche se non l'avessi ammesso, credo sia davanti agli occhi di tutti. E però cerco di lavorare in tal senso, ovviamente, anche tramite il podcast, e soprattutto tramite il podcast continuerò a lavorare anche per conto di Luis, perché ho preso degli impegni nel rispetto di persone che lavorano per noi. E soprattutto perché mi piace farlo. Io sono disposto a prendermi le mie colpe e le mie responsabilità, e quello che mi auguro è che dall'altra parte ci sia la stessa volontà. Tutto qua.